Siamo qui alla stazione Termini e davanti alla stazione Termini con i deputati di Fratelli d'Italia, perché in queste ore alla Camera dei Deputati sta arrivando il decreto immigrazione, il decreto insicurezza del governo PD 5 Stelle. E proprio in questo momento loro hanno votato la fiducia oggi pomeriggio e si iniziano a discutere i nostri ordini del giorno e gli emendamenti. È una vergogna che mentre si chiudono le aziende per l'emergenza virus, per l'emergenza del coronavirus, che loro non riescano a gestire, nel frattempo aprono le porte all'immigrazione e all'insicurezza. Siamo a Termini perché questa è una zona degradata, con spaccio, problemi di clandestini, di bivacchi, di situazioni di completa illegalità. Accanto a me Salvatore De Ida, nostro parlamentare sardo. Sasso, dici qualcosa. Purtroppo abbiamo provato in tutti i modi per attivare un blocco navale, non chiamandolo addirittura blocco navale, ma chiedendo un forte pattugliamento delle coste. Proprio stamattina, anzi questa notte, degli algerini hanno ferito gravemente un carabiniere in Sardegna, anzi era oltre l'orario del coprifuoco. Questa è la legalità del governo. Noi continuiamo qui in questo presidio simbolico, anche alla presenza della stampa, abbiamo denunciato questa cosa ai giornalisti, ma non finiamo qui. Proseguiremo alla Camera dei Deputati in queste ore, anche la notte se necessario, per provare a fermare questo scempio. Emanuele Prisco, vieni qua, capogruppo in commissione, in prima commissione, la commissione che discute questo. Dici cosa c'è in questo decreto di vergognoso? In questo decreto ci sono tante norme che consentono a chi viene illegalmente nel nostro paese di restarci in qualche modo con surrettizi permessi di soggiorno. E a chi dovrebbe essere espulso perché non ha titolo di stare qui, di fatto di non poter essere espulso. Una serie di norme che in questo momento in cui le attività vengono chiuse consentono di venire illegalmente nel nostro paese. Non c'è niente invece per chi vuole venire rispettando le regole, rispettando lo Stato che li ospita. Di fatto un decreto clandestini praticamente. Esatto, un decreto immigrazione clandestina in particolare. Mentre poi dopo invece se uno di voi vuole rispettare le regole a un negozio invece lo fanno chiudere perché c'è un'emergenza. Noi abbiamo denunciato anche a Prato per esempio che dai centri immigrati stanno anche persone positive al coronavirus e stanno girando liberamente. Lo stiamo denunciando in tutta Italia perché purtroppo nessuno controlla l'immigrazione clandestina, anzi il governo la vuole moltiplicare. Augusta Montaruli, vieni qua con noi, la nostra responsabile iniziative movimentiste che ha organizzato diciamo per il gruppo questa iniziativa. Da questa settimana Fratelli d'Italia avvia in tutte le province una mobilitazione contro il decreto insicurezza voluto dalla maggioranza delle poltrone centrosinistra e Movimento 5 Stelle. In questo momento in cui gli italiani faticano ad arrivare a fine mese, che si apre una crisi senza precedenti, la priorità del governo è aprire i porti mentre chiude le persone per bene in casa. Nel frattempo qua noi siamo riusciti con questa mezz'oretta a allontanare un po' di spacciatori ovviamente per la nostra protesta, sono arrivate le forze di polizia, per fortuna ecco ci auguriamo che ci sia un presidio costante del territorio, ma il problema qual è? Che anche loro, per le forze di polizia, questo decreto non aiuta il loro lavoro, anzi vogliono addirittura, hanno proposto di mettere i codici sui caschi per poter identificare, praticamente non identificano i clandestini ma vogliono identificare i poliziotti, una vergogna. Noi anzi abbiamo chiesto di abolire quello che è chiamato il reato di tortura, proprio in questi giorni alcuni esponenti della polizia penitenziaria si ritrovano a processo perché quando durante le rivolte hanno difeso la legalità. Tutto questo è sbagliato, noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine, della legalità e chiediamo al governo di occuparsi degli italiani e non per l'ennesima volta dei clandestini e degli immigrati. Noi proseguiamo, torniamo alla Camera dei Deputati per dare battaglia stasera, stanotte, se necessario domani notte. Non ci fermeremo perché è una vergogna, in questo momento si pensa ai clandestini e non agli italiani. Buona serata, ciao!